e Antonio Michele Coppi il benemerito della viticoltura italiana 2023, l'ambito premio dal 1973 con gli assessorati all'agricoltura di tutte le regioni italiane, premia in Vinitaly gli imprenditori e le aziende che si sono distinte per la promozione e la valorizzazione della cultura vitivinicola del loro territorio. Questo riconoscimento è il completamento di una dedizione infinita al vino. Turi e il primitivo di Gioia del Colle, insieme alla famiglia Coppi, rappresentano oggi un percorso di crescita personale e collettiva che così viene riassunta nella motivazione del premio Angelo Betti 2023. Ha contribuito prima come collaboratore tecnico-scientifico in progetti universitari di cooperazione internazionale, poi in seno al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui è stato anche subcommissario. Dopo l'elezione a senatore della Repubblica nel 92, è stato anche componente della Commissione parlamentare agricoltura e produzione agroalimentare. La sua casa vinicola l'ha fondata a Turi, in provincia di Bari. Più che l'azienda è un premio personale che io dedico comunque alla famiglia, ai miei tre figli e in particolar modo al territorio, alla Regione Puglia che è dignitosamente rappresentata da un grande presidente e da un assessore all'agricoltura con tanto merito suo.